Allora, continuiamo la nostra trasmissione. Diamo il benvenuto all'avvocato Federico Bizzini. Buonasera, grazie di essere qui con noi, Federico. E di cosa parliamo stasera? Il fatto più importante degli ultimi giorni, sicuramente secondo me, è la scomparsa di Umberto Eco. Io ne parlo in punta di piedi, non vorrei arrogarmi competenze che non ho assolutamente. Ne parlo da umilissimo estimatore, umilissimo lettore di Umberto Eco, anche perché è venuto meno il più grande intellettuale italiano contemporaneo. Quindi credo che un minimo di attenzione bisogna dedicarlo in questo spazio a questo grandissimo uomo di cultura. Dicevo, io ho in grande considerazione, avevo in grande considerazione Eco, non solo e non tanto per aver letto alcuni dei suoi libri, i due che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, Il nome della rosa e Il pendolo di Foucault, ma soprattutto perché da addirittura circa un ventennio io seguo Eco in una rubrica che lui ha sempre avuto sull'Espresso. Settimanale nel quale ogni 15 giorni pubblicava una rubrica che era denominata La Bustina di Minerva. Era una rubrica piena sempre di nuovi spunti culturali, intellettuali, c'era sempre qualcosa di interessante da leggere. Quindi quest'uomo ha segnato indubbiamente la cultura italiana degli ultimi decenni un uomo che sicuramente rappresenta l'intelligenza italiana, non solo come vedremo della sinistra italiana, ma insomma è un uomo che ha avuto contatti, scambi culturali in tutto il mondo, ha tenuto lezioni e seminari dappertutto, avrebbe potuto insegnare in qualsiasi università del mondo, ma lui è rimasto sempre fedelissimo al Dams di Bologna che aveva contribuito a fondare. E poi c'è stato nella vita di Eco questo rapporto, questo legame con Eugenio Scalfari, altro grande della cultura italiana, e Eco viene chiamato da Scalfari all'Espresso fin dal momento in cui fondò quel settimanale nel 1963, poi successivamente lo volle anche come collaboratore a Repubblica, ma comunque sia. Eco faceva parte dello zoccolo duro di questa intelligenza italiana, della quale dicevo prima, insieme ad altre persone estremamente vicine a Scalfari, quali Italo Calvino e altri, parliamo appunto del meglio della cultura italiana. Ora, dicevo prima di questa cultura mondiale, di questo spazio infinito di Umberto Eco. Baricco, commentando, pubblicato venerdì insieme ad altri su tutti i quotidiani il proprio pensiero, Baricco dice: ha fatto un esempio, ha fatto ricorso al mondo dello sport e ha detto: era indubbiamente il migliore, era un fuoriclasse, come nel mondo sportivo succede raramente quando si afferma in una disciplina un campione assoluto che fa apparire quello sport in un modo completamente diverso. E lui dice, ad esempio, Il nome della rosa è un libro che rimarrà come una pietra miliare nella cultura mondiale, proprio un punto di riferimento per tutti coloro che si apprestano a scrivere un libro. Dicevo che è stato anche un grande esponente della cultura di sinistra italiana. Lui era moderatamente, se così possiamo dire, di sinistra, ma ha fatto sempre scelte di campo molto, molto chiare. Le sue battaglie contro il berlusconismo sono epiche, sono storiche. Lui ne mise a nudo, ne ha sempre messo a nudo i limiti oggettivi e la pericolosità allo stesso tempo di quel messaggio, non solo per il problema del conflitto di interessi di Berlusconi, ma per tutti i disastri che poi ci ha lasciato in eredità Berlusconi. Ora, lui diceva, a proposito ad esempio queste sono delle chicche che mi vengono in mente, a proposito delle elezioni amministrative nelle quali per la prima volta dopo 50 anni i bolognesi non votarono più un'amministrazione di centrosinistra, ma
elessero il sindaco Guazzaloga di centrodestra, lui disse: ma non puoi tradire un ristorante dove hai sempre costantemente mangiato bene. Ora, dicevo che fa parte indubbiamente eco di quell'ambiente. Bartezzacchi dice che è stato in assoluto il migliore, Ezio Mauro dice che ormai si è venuto a creare un vuoto quasi incolmabile per la cultura italiana. Bene, ripeto, io ho brevissimamente, si potrebbe dire tanto, tanto altro, però in questo spazio mi pare di avere, ho ritenuto doveroso mandare questo piccolo messaggio, anche perché da questa, anche da questa emittente possa arrivare un segnale, un ricordo per una figura così grande della cultura italiana. Veniamo... Io per la prima volta avevo tentato altre volte, ma non c'ero mai riuscito. Ma la sera del lunedì, perché è morto lunedì scorso, sì. È morto venerdì scorso. Rai 3 ha mandato in prima serata praticamente Il nome della rosa. Il nome della rosa. Con Sean Connery, che fu un film di successo mondiale. Per la prima volta l'ho visto integralmente, ma con molto interesse, senza distrarmi. Bellissimo. E devo dire che non era quel mattone che inizialmente. Eravamo più giovani, quindi in un ambiente gotico, c'è la teologia, c'è, ti dà il giallo, che il Medioevo, quindi il 1300 in Italia, non era così un periodo di oscurantismo, anzi tutt'altro, c'era mischiato, e quindi c'è la ricerca di Umberto Eco di fare emergere praticamente quanto era soccombente la cultura, ma quanto era vivo il desiderio di sapere. D'accordissimo. Questo è... Scusami se... No, figurati. Poi l'altro argomento del quale vorrei trattare brevissimamente prima di passare ad un libro è la elezione e l'assoluzione che è stata pronunciata dalla Corte di Appello di Caserta nei confronti di De Luca, presidente della Regione Campania. La cosa mi ha veramente colpito e mi ha colpito il silenzio totale, tombale direi, di tutti i media italiani. Lo dico perché quando si è candidato alla presidenza della Regione Campania, nei confronti di De Luca c'è stato un attacco feroce, un attacco frontale, il Movimento 5 Stelle minacciò l'occupazione del Consiglio regionale, è stato definito come un delinquente, come un pregiudicato, le stesse critiche sono state mosse dai 5 Stelle, dalle opposizioni nei confronti di Renzi, che aveva il torto di averlo candidato. Allora oggi, a distanza di pochissimo tempo, non sono passati neanche 2 anni, il pregiudicato De Luca viene assolto con formula piena. Lui era stato condannato in primo grado soltanto ad 1 anno di reclusione, con tutti i benefici di legge si intende, per il reato di abuso d'ufficio. Per quanto riguarda la posizione di Renzi, De Luca ha un consenso in Campania enorme, smisurato, aveva stravinto le elezioni primarie e quindi aveva diritto ad essere candidato. Aveva vinto allo stesso modo, con un ampio margine di consensi, la elezione per la presidenza della Regione Campania e si confidava nel giudizio d'appello. Lui si è sempre proclamato innocente. Poi ha avuto questo riconoscimento, la Corte di Appello, dicevo, di Caserta ne ha riconosciuta l'innocenza, lo ha assolto con formula piena. Ora, questa notizia non ha avuto assolutamente la pubblicità, come sempre, la pubblicità che è stata data quando è stato facile buttare fango su quella persona. Ripeto, lui era imputato soltanto ed era stato condannato soltanto per un reato connesso alla carica, abuso di ufficio, non gli è stato mai contestato la corruzione, mai il concorso esterno in associazione mafiosa, cose più gravi. Era un reato che è un reato, quello di abuso d'ufficio, che viene molto spesso, molto di frequente, contestato ai sindaci, ai pubblici amministratori.
In questo caso De Luca aveva ragione di confidare nella giustizia, perché la giustizia gli ha dato un giusto riconoscimento, ha trovato un giudice a Berlino che ne ha dichiarato la innocenza. Ora, non vi è dubbio che bisogna fare un attimino mente locale sulla Severino, perché la legge Severino lo aveva dichiarato decaduto non appena proclamato vincitore di quelle elezioni. Lui fece il ricorso immediato al Tribunale di Napoli, il Tribunale di Napoli sospese quel provvedimento, quindi lui fece in tempo a nominare la Giunta. Adesso ritorna nel pieno dei suoi poteri, ma grazie a quella sospensiva temporanea ottenuta dal Tribunale di Napoli, una regione importante come la Campania non ha avuto un solo giorno di vuoto amministrativo. Il potere politico è stato sempre presente. È evidente che la legge Severino, che bisogna mettere mano alla legge Severino, perché non vi è dubbio che alcuni reati di allarme sociale e così via debbono continuare a essere ricompresi nella Severino come causa di incandidabilità o di ineleggibilità. Ma è altrettanto chiaro che non si può fare tutta l'erba un fascio, per cui un semplice precedente, che non è neanche passato in cosa giudicata, una semplice condanna per un reato non di quelli di cui dicevo prima di particolare allarme sociale, per il quale ci sia stato condanna in primo grado, francamente non merita la incandidabilità o la ineleggibilità. Questo è un caso classico che dimostra che bisogna intervenire e porre mano a questa legge che ha fatto tante ingiustizie. Bene, per farla breve, posso permettermi, perché prego, capita a fagiolo, prego, di De Luca proprio ieri, ma l'ho verificato oggi su Facebook, se andate a vedere e cliccate De Luca Di Maio. Di Maio è il portavoce dei 5 Stelle, vicepresidente della Camera dei Deputati. Ci sono delle affermazioni gustosissime che danno la misura del personaggio, perché splendido culturalmente, certamente è una persona in gamba, è uno che sa, poi un napoletano di quello giusto, verace, di quello giusto, ecco, ma sberleffa, gioca su Di Maio, il quale appunto aveva chiesto di preparare una mozione di sfiducia al presidente della regione Campania e quant'altro. Andate a vederlo, cercate De Luca Di Maio, Di Maio, ecco, parla di manovale, di carpentiere, di Charlie Brown, è gustosissimo, andate a vederlo, perché meglio dell'imitazione di Crozza che fa sicuramente, di De Luca. Sicuramente. Però è una persona arguta, intelligente. In tanti dovrebbero porgergli delle scuse, assolutissimo, non c'è dubbio. Vabbè, è simpaticone, sarà che Crozza l'ha reso così un po'. Ma poi è un amministratore capace, cioè il consenso che ha fra i campani non è che nasce dal nulla. Lui nasce come politico, come sindaco di Caserta, che ha gestito e ha amministrato brillantemente con risultati eccezionali. La raccolta differenziata di Caserta, quando lui era sindaco, aveva superato in percentuale quelle che si registrano nei migliori comuni del nord Italia. Voglio dire, il consenso di De Luca è fondato sulla sua presenza, nel contesto in cui opera, e sulle sue capacità gestionali. Bene, andiamo avanti. Il libro è un libro scritto da Marco Politi, Francesco tra i lupi, Il segreto di una rivoluzione, ed è edito dalla Terza. Ora, io di Papa Francesco ho letto, abbiamo avuto anche modo di parlare in altri incontri, io ho letto, diciamo, un bel po' di cose di Papa Francesco, ma questo è uno di quei libri che colpiscono, che ne so, come le letture nostre giovanili, Fontamara di Silone, Germinal di Zola, sono quei libri che, almeno per quanto riguarda l'impatto che ha avuto su di me, sono dei libri veramente che andrebbero letti, e andrebbero letti non tanto o non solo dai cattolici, ma io dico, un libro come questo sicuramente merita di essere letto anche da chi è agnostico, da chi è ateo, perché parla di una personalità stupenda che sta scardinando
le mura anguste della chiesa. Quando lui dice, spalanchiamo le porte delle chiese, apriamoci a un mondo che abbiamo lasciato sempre fuori e verso il quale abbiamo tenuto posizioni di chiusura, sta aprendo veramente la chiesa a tanti scenari nuovi, a tante prospettive nuove. Io il libro ripercorre intanto la storia di questo personale, di questo uomo così carismatico. Tutti lo definiscono ormai un leader, forse l'unico grande leader di statura mondiale. Obama, nell'ultimo saluto che ha fatto, l'ultimo discorso alla nazione, non ha citato altri, ha citato Papa Francesco, ci sarà pure un motivo. E dicevo, questo libro ripercorre in parte le tappe della storia personale di questo prete e fa comprendere, partendo dalle origini, dall'inizio della sua attività ecclesiale, fa comprendere perfettamente quali siano le posizioni che oggi lui tanto difende, le posizioni di novità, alcune delle quali sono veramente rivoluzionarie. Lui nasce come prete nell'Argentina sotto la dittatura dei militari. Ha un ruolo importantissimo nell'aiutare gli esuli, i perseguitati dalla dittatura fascista. Vive a contatto con la povera gente e lì forse mette a punto queste sue convinzioni, questa sua costante ricerca della riscoperta del valore della povertà. Lui dice i preti debbono fare, i pastori debbono fare, con un'espressione veramente meravigliosa, l'odore delle pecore. Lui dice che sta male quando vede una suora o un prete ben vestito con una macchina nuova, perché lui vorrebbe una chiesa più sobria, una chiesa ad esempio che desse ospitalità ai migranti, tutte cose che un po' sono cadute nel vuoto. E poi c'è questo messaggio di apertura. Lui sta affrontando dei temi che sono stati sempre dei tabù, la fecondazione, i contraccettivi, la somministrazione dei sacramenti agli omosessuali o agli ex divorziati risposati, ai divorziati risposati. Ecco, sono tutti temi sui quali c'era stata una grandissima chiusura. Oggi Papa Francesco dice: io non ho l'ossessione di questi temi, sono temi che dobbiamo affrontare in modo nuovo. E anche per dirne una di grandissima attualità, a proposito dell'unione civile, lui dice: io non sono ossessionato da questa idea costante del clero e della curia italiana di intervenire sempre nelle vicende politiche italiane. Noi abbiamo avuto Ruini, e Ruini era l'amico di tutti i potenti italiani, celebrava ogni occasione insieme a Andreotti, a tutti, a Craxi, a quanti altri. Ecco, io non ce lo vedo proprio Papa Francesco a celebrare delle ricorrenze coi potenti politici di turno, perché è ben lontano da questi ambiti. Lui ha detto un'altra frase a proposito, ad esempio, dei gay, degli omosessuali. Lui ha detto una frase storica, lui ha detto: ma chi sono io per giudicare? E quindi questo fa molto pensare. Se lui, il Papa, ritiene di non essere autorizzato a giudicare, figurarsi se qualche povero credente può esprimere dei giudizi nei confronti di gente che ha tendenze di tipo diverso. Ma poi ha lanciato una cosa assolutamente impensabile, una novità assoluta: ha lanciato un sondaggio fra tutti i credenti a livello mondiale sui temi etici più delicati. Una cosa impensabile per il Vaticano, che è stato sempre visto come il centro, non dico del potere, ma comunque come la culla dell'ortodossia. Bene, lui ha detto: sentiamo il pensiero dei credenti su questi grandi temi. E poi ha lanciato una serie di provocazioni. Dice: noi del Vaticano potremmo fare almeno tranquillamente, perché tutte le altre grandi religioni monoteistiche a livello mondiale non hanno un centro di potere qual è il Vaticano. Operano tranquillamente in tutto il mondo, ma non hanno un centro di riferimento del genere. Lui ha detto di più: dovremmo vendere le chiese per aiutare i poveri. Quindi veramente da questo punto di vista c'è un'apertura enorme. E poi non ultimo argomento, in questo libro, che veramente ha una visione molto aperta, non è per nulla bigotto da questo punto di vista, si parla tanto del rapporto con
anche con gli atei, con gli agnostici di questo Papa. Si parla tanto, ad esempio, proprio per fare un esempio, del rapporto che ha instaurato con prima epistolare, poi di frequentazione personale con Eugenio Scalfari. Scalfari notoriamente è un non credente, ma Scalfari dice che ammira enormemente questo Papa, perché dice che è un rivoluzionario, che è un profeta, che un uomo del genere veramente fa un gran bene non solo alla Chiesa italiana. Ma del resto Papa Francesco è molto storicamente vicino alle posizioni del Cardinale Martini, il quale diceva che la Chiesa è veramente in ritardo di 200 anni rispetto alla realtà italiana. Ecco, e lui parla, per chiudere, lo dico, parla della enorme distanza tra la dottrina della Chiesa e il vissuto dei fedeli. E questo lo tocchiamo con mano, lo stiamo toccando con mano nella vicenda delle unioni civili, lo abbiamo toccato con mano in altri temi sensibili. Finalmente abbiamo un Papa che non è ossessionato da ciò che fa il Parlamento italiano e che non ha la pretesa di dire al Parlamento italiano ciò che deve fare, avendo perfettamente presente che parliamo di ambiti e di sfere di competenze che sono e debbono rimanere totalmente distinte. Va bene, chiudiamo questo spazio. Grazie all'avvocato Federico Bizzini, ci vediamo prossimamente. Buon tutto. Grazie a voi. Pausa pubblicitaria, ritorniamo subito dopo in diretta.